La CR Messina prosegue il suo lavoro verso il risanamento dei debiti e sulla concessione della gestione pluriennale dello stadio Giovanni Celeste. La società giallorossa sta vagliando le nuove cifre che sono spuntate fuori negli ultimi giorni e che incrementerebbero di 700.000 euro i debiti societari in modo imprevisto. Franco Proto ha già messo in moto l'ufficio legale per comprendere se queste somme richieste dai vari addetti stampa e direttori generali siano da considerarsi legittime o meno. Chi pensa che la CR Messina possa essere utilizzata come bancomat ha fatto i conti senza l'oste. Nel frattempo proseguono gli incontri istituzionali per ottenere la concessione pluriennale dello stadio Giovanni Celeste, dove la società peloritana spera di poter disputare il prossimo campionato di Lega Pro. In attesa che la politica si pronunci, i lavori dei tecnici e degli ingegneri proseguono per poter in seguito avviare i lavori strutturali importanti quando sarà messo tutto nero su bianco. La società è stata chiara: dal progetto Celeste dipende tutto il futuro della CR Messina. Il direttore generale Lello Manfredi ha parlato di un inaspettato risveglio di imprenditori, anche importanti, che vogliono avvicinarsi alla CR, ma hanno condizionato il loro appoggio alla prospettiva di tornare a giocare al Celeste. Renata Corinti, durante l'Oscar dello Sport, si è detto favorevole alla concessione della gestione degli impianti sportivi alla società calcistica messinese, che ha dei progetti ambiziosi e importanti. Così, restando la situazione, la possibilità che Cristiano Lucarelli possa tornare a sedersi nella panchina giallorossa anche la prossima stagione sono più concrete. Il tecnico ha voluto mostrare la sua vicinanza alla città partendo a sorpresa alla manifestazione che ha visto premiate tutte le società sportive messinesi che si sono distinte durante questa stagione.